volta. La prima volta che uscì dal carcere mi dettero l'opportunità di avere un colloquio con l'assistente sociale. Vista la mia giovane età, volevano cercare di aiutarmi, di reinserirmi, quindi l'assistente sociale. Sinceramente a me di fare due chiacchiere prima di uscire, non vedevo l'ora di uscire, potete immaginare quanto. A me di fare due chiacchiere con l'assistente sociale, ripeto, non mi interessava. Solo che i miei colleghi mi dicevano, ma va, è buona, è una donna. Ormai era mesi che non vedevo una donna in carne e ossa, se non quelle che vedevamo nei giornaletti in carcere, cioè. Accettai, andiamo a parlare con lei. Lei aveva proprio una lista di appuntamenti che avrei dovuto io rispettare per cercare, trovare lavoro e magari reinserirmi. Lei era disperata, quasi commossa. Diceva, un bel ragazzo come te, così giovane, non può passare il suo tempo in carcere, ha bisogno di sole, aria. Vai, gira, cerca lavoro, reinserisci. Voi chiaramente adesso vi domanderete se io feci dottrina, se seguì il suo consiglio. Assolutamente sì. E girai di qua e di là, andai a cercare lavoro. È sempre la solita risposta. Ma no, in questo momento non abbiamo disponibilità. C'è la crisi. E quell'Italia che ci schiaccia, che ci taglieggia. E poi comunque vi voglio fare una domanda. Immaginatevi, parliamo di un po' di anni fa, magari avevo qualche tatuaggio in meno, ma... Scusi, lei col maglioncino o col giubbottino verde darebbe lavoro a uno come me? Ma... Io non so di cosa si occupi lei, magari cantando, mare, barche, pesce, cosa fa? A vedere il concerto. Niente di tutto questo. Ma lei mi darebbe lavoro. Ma che la bevi tu? Sì. Un applauso al signore che mi troverebbe un lavoro, mi aiuterebbe a inserirmi, no? Niente di tutto questo. Ascolta, quindi cosa fa? Il lavoro non l'ho trovato. Devo tornare a quell'ora. Se non torno. Quindi dovevo. Uno, devi uscire tu domani. Festeggiare la mia uscita dal calcio. Due, affogare in un mare di birra la disperazione di non aver trovato lavoro. E quindi? Quale posto migliore del bar degli amici? Dove andare a festeggiare o a piangermi addosso? Sì, sì, niente, sì. Arrivo lì al bar, tutti disponibili, sì. Tante bottiglie di birra sul bancone, bevi. E tra tutti gli amici c'era quello che per me a quei tempi era l'amico giusto. Dico di passare se ce la fa di mattina. Il push. Ci sei tu, no? Che volo come mi vede, okay, sapendo le mie difficoltà. Dai, dice, no, dai, grazie, amato, ciao. Ti do della roba a fido. Te la vendi? Altro che lui va via, l'una meno un quarto. Ti rimetti un po' a posto. Non facciamo in tempo. Niente. Ti avvicini di metà lavoro, viene a comprare un profumo. Chiaramente no. Io accettavo. Esatto. Era l'unica opportunità. Non c'è gli altri. Ma neanche il tempo di godermi una bella pera e magari condividerla con un'amica e farci magari un po' all'amore. Visto che ormai era mesi che non vedevo una donna, che non toccavo una donna. Ma niente di tutto questo. Mi beccarono subito ed ero di nuovo dentro. I'm not
tutto, solo a pensarci un po' di tempo fa. Arrivato qui oggi la sede, immaginate mi faccia sarà, abbandonata con la mia voce, solo a pensarci un po' di tempo fa. Addio mamma, domani partirò, e partirò per la casa di terra. Addio mamma, domani partirò, solo pensarci morire mi fa. Arrivato alla casa di terra, la bomba d'acqua mi vera e va. Un paio di cinque, un lato del cuore, solo pensarci morire di fa. Dopo vent'anni mi chiuso in accento, il capo conto mi vera e va. Alzami presto, ho preso da notte, in libertà, mi devo mamma. Appena giunta le foglie del paese, la pana morta sentivo suonare, e forse morta la mia cara mamma, solo pensarci morire di fa. Arrivati alla porta di casa, una piena norma sotto di fiore, e morte morta la mia cara mamma, solo pensarci morire di fa. Ho morto anch'io dei morti del mondo, e la più forte la voglio ballare, quando la vita non l'ho mai baciata. Ora che volta la volevo baciare. Grazie! Thank you.
O sea, la polizia, ossia toglierti la libertà, possa in qualche modo servire a qualcosa. Ma non è vero, è proprio una scuola. Anche perché quando entri in carcere, sei i tuoi compagni di cella che quando vai a farti la tua ora d'aria non parlano d'altro che del loro mestiere e di quello che tu forse sfortunatamente sei costretto a intraprendere. Si parla di rapine, di furti, di spaccio, traffico internazionale, prostituzione. E quando sei in carcere senti un sacco di racconti e trovi gente veramente interessante. Quando fui in carcere all'Isola Bella, in villeggiatura, ebbi l'opportunità di conoscere una persona veramente interessante, quasi un intellettuale del crimine, e lui mi raccontò la sua avventura. Lui era uno che faceva rapina,
Abbiamo fatto un sacco di rapine con un sacco di successo. Erano andate tutte bene. Non l'avevano mai beccato. Ma un giorno si sentì come una sorta di gorilla, l'alito caldo della giustizia al collo, come se lo stessero cercando, come se avessero capito chi era e cosa faceva. E quindi decise di espatriare. Prese il treno, destinazione Parigi. Non chiedetemi perché, non lo so. Niente, lui era lì sul treno, un lungo viaggio, e fece amicizia lì, una compagna di cabina, una ragazza francese bellissima, che gli raccontò della sua bellissima vacanza in Italia, gli chiese cosa faceva lui, come andava in Francia, chiaramente lui omise, non raccontò cosa faceva, perché andava in Francia, e negò anche la sua identità. Usò un falso nome. Niente, fu un amore a prima vista. Si innamorarono. Lui arrivò a Parigi e dopo qualche mese incominciarono a vivere insieme. Passarono gli anni. Lui chiaramente sempre mascherando il suo passato e la sua vera identità. Finché un giorno, forse complice un bicchiere di vino di troppo dopo cena, ma non era ubriaco, decise che forse era il momento buono per svelare il suo passato, la sua vera identità. E così fece. Lei, dolcissima come sempre, l'abbracciò, lo baciò, lo coccolò, commossa. L'indomani mattina, come tutte le mattine, lei gli portò il caffè a letto, con una mano, e nell'altra mano le manette. Era una poliziotta. Se mi sei accenata e non mi mette l'altro, ti sono rimasta madre, la sua fama non c'è, sono più, non torno, la tua notte è calma.
non c'ho paura di nessuno. Più forte delle armi, come brigiare, e come sta a sotto, e me ne frego della morte. Mi provocate e quando adotte le armi e quando viene il caffè io soffro e non soffiare Subito che va in città
ora se mi scordi, e io non ce ne Yeah.
fatto, e questa parola c'ha di dove cade, a dove la domandava se ne fa sole, a malato al sole, e di dove cade, non dici mai di sole, di dove anche per me, perché sono sempre stato abituato a fare salti mortali, capriole eccetera, adesso no, vi racconto storie. Quindi esci dal carcere, ma non c'è mai nessuno che ti aiuta, l'unico è qualche cicciottello imbranato di qualche associazione culturale dei miei coglioni che si affanna per te, cerca di aiutarti, ma è uno solo, già lui, e tu sei ancora più solo, perché non c'è nessuno che ti vuole aiutare quando esci dal carcere. La tua famiglia ha voluto dimenticarti, tuo padre, tua madre, poche arrivare il figlio mio, gli amici quali? Quello del bar ti pusha? Quelli sono gli amici. La tua donna si è rotta i coglioni di aspettarti e ciao, finito, niente. Però c'è lui, il cicciotello di turno, c'è che cerca di aiutarti, ti porta da una parte all'altra, ma nessuno ti vuole affittare una casa. Negli ostelli non ti vogliono perché la tua fedina appena le sporche e sei un delinquente abituale. Perché tu sei nato criminale. Sei un delinquente. E muori il delinquente. Pronto il fatto che non c'è! E con la mano! L'avvocato nell'aula si è letto il giornale e il giudice ha detto che ci siamo negati con quel perché dare esperienza a quasi 20 anni fermo stesso stato esperienza non c'è niente da dire, la mia messa a mano non mi capisce. In giro la porta, a confine di casa.
Canzoni di Margherita Dur, è sabato sera, che è un brano che ho scritto di pura ispirazione, in realtà di fronte a casa mia, la finestra della camera da letto, di fronte c'è una casa famiglia delle suore, dove vivono dei bambini, e le bambine sono I'm
Vi vogliamo salutare, anche questo non fa parte dell'album Canzoni di Malavita 2, e ricominciare da capo, perché comunque è possibile, anche se hai avuto una vita non fortunata e disgraziata, magari hai avuto delle difficoltà che ti hanno portato a fare delle cose di cui sei finita in galera, c'è comunque l'opportunità di ricominciare da capo. Io ho un carissimo amico, questa è una storia super vera. Questo è stato dentro per spaccio, rapina, chiaramente porto danni, faceva parte di una delle più grosse gang cagliaritane di Smirionis. E quest'uomo, per l'amore del figlio, si è reso conto che forse era il caso di buttarci la droga, di smettere di avere rapporti dopo tanti anni di carcere con la criminalità. Ricominciare da capo, grazie e vi saluto.
programma. Siamo diventati tutti un po' pigri, non abbiamo voglia di ascoltare, c'è un egoismo e un idolismo gigantesco, siamo tutti stratatuati perché tutti vogliamo essere presenti, essere così importanti e non ascoltiamo né suggerimenti né consigli dei più anziani. E le canzoni di Malavita sono un po' l'esempio di quello, che molte volte uno fa di testa sua, vuole arrancare. Quanta gente ultimamente che non sta lavorando, io parlo specialmente questa zona qui, che c'è tantissima crisi, grazie a questo stato di merda che si chiama Italia che ci schiaccia. Scusate se io parlo dell'indipendentista, questo non è un comunista, io non mischio mai, mai la musica con la politica. Infatti essere indipendenti, essere patrioti sardi, essere orgogliosi di essere sardi, non è politica. È soltanto un modo come un altro di rendersi, di essere coscienti di quello che siamo. Questa terra, isolati e isolati. Giovanni Otello di nuovo per voi, grazie. Cuando la
Oh, my God.